Ciao ragazzi, Ciao! oggi faremo un confronto parallelo tra Amazon Seller e Amazon Vendor. Per fare questo ci siamo presi qualche appunto proprio per sottolineare meglio le differenze. Quindi io in questo caso parlerò di quali sono gli aspetti dell'Amazon Seller, Mattia ci dirà quali sono quelli dell'Amazon Vendor e così riusciamo a capire e a confrontarli meglio. Quindi innanzitutto l'Amazon Seller è aperto a tutti per la vendita, quindi se sei un imprenditore oppure se sei semplicemente una persona che part-time vuole iniziare un piccolo business online, ci si può iscrivere e iniziare con l'Amazon Seller. Al contrario, invece, Amazon Vendor, per poter vendere con Amazon Vendor, deve essere stato invitato da Amazon stessa. Poi con Amazon Seller si riesce a vendere direttamente al cliente finale di Amazon, quindi a quelli che vengono a visitare il sito di Amazon. Al contrario, invece, con Amazon Vendor diventi un fornitore di Amazon, quindi nella vendita di quel prodotto comparirà la scritta venduto e spedito da Amazon. Con Amazon Seller ci sono varie opzioni di logistica, quindi Amazon Seller ti permette di gestirti la logistica autonomamente oppure farla gestire ad Amazon. Invece, per quanto riguarda Amazon Vendor, c'è un'unica opzione che è la logistica gestita da Amazon stessa. Per quanto riguarda i pagamenti, con Amazon Seller c'è la flessibilità di richiamare il pagamento in tempi abbastanza brevi. Invece, al contrario, con Amazon Vendor ci sono una stretta policy sui pagamenti, la classica policy per i fornitori. Amazon Seller ti dà delle possibilità per la promozione del tuo prodotto che sono, diciamo, abbastanza limitate, 3-4 opzioni per la promozione. Invece Amazon Vendor dà più una moltitudine di possibilità, in particolar modo dà la possibilità di costruire anche un particolare tipo di pagina che viene chiamata APIU. Quindi riassumendo, sia Amazon Seller che Amazon Vendor sono due strumenti molto interessanti e molto utili, bisogna distinguere in base all'obiettivo che si ha. Sicuramente Amazon Seller è più accessibile a tutti, come abbiamo visto, mentre Amazon Vendor ha più restrizioni ed è rivolto ad un pubblico più ristretto, magari di imprenditori o di artigiani che hanno già un marchio e vogliono promuoverlo online. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, al Ciao! prossimo video!